Una buona serata e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Uno speleologo aquilano residente a Chieti è stato trovato morto questa mattina nel suo camper in Toscana ad Orbetello, dove era per ragioni di lavoro. La famiglia, non sentendolo da 2 giorni, aveva dato l'allarme. Tutti i particolari nel servizio di Daniela Rosone. Sergio Giulioli, speleologo aquilano di 52 anni, residente a Chieti, è stato ritrovato senza vita nel suo camper parcheggiato in una piazzola di sosta nel comune di Orbetello, in Toscana, dove era andato per lavoro. Era un acquisitore di contratti di telefonia. La famiglia aveva contattato anche la trasmissione Rai Chi l'ha visto, non avendo più notizie dell'uomo che mancava da casa da 2 giorni. Anche sul web gli amici avevano lanciato una mobilitazione, tanti aquilani, per chiunque avesse notizie di Sergio. Purtroppo oggi l'amara scoperta. Giulioli è stato ritrovato, era a bordo del suo camper e la targa del veicolo corrisponde a quella che la famiglia aveva dato nel momento della scomparsa, denunciata anche alle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 e vigili del fuoco. Sono in corso ovviamente tutte le verifiche necessarie. All'Aquila Sergio Giulioli è molto conosciuto per la sua attività di speleologo con il gruppo speleologico aquilano e anche con quello che lui stesso aveva fondato, gruppo Grotte Forre De Marchi, in seno al CAI dell'Aquila. Sulle cause del decesso sta indagando la procura di Grosseto e al momento è mantenuto il più stretto riserbo. A ritrovare il corpo senza vita è stata la polizia stradale, che si sta occupando anche delle indagini, mentre la Salma è già a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono state avviate le ricerche e gli accertamenti del caso e grazie alle celle del telefono, dopo la denuncia, è stato localizzato in una piazzola di sosta in località Talamone. Alimenti congelati venduti per freschi in una pizzeria del Teramano è quanto è emerso a seguito di un controllo dei carabinieri del NAS di Pescara in collaborazione con la locale compagnia carabinieri e nucleo carabinieri ispettorato del lavoro. Nel corso del controllo i militari hanno anche sequestrato alcune confezioni di ingredienti per alimenti con termine minimo di conservazione oltrepassato di validità. L'attività inoltre è stata sospesa per la presenza di lavoratori irregolari, come accertato dai carabinieri del NIL di Teramo. Sempre in provincia di Teramo i NAS hanno identificato e deferito all'autorità giudiziaria un importatore e un distributore di tonno decongelato, risultato avere valori di istamina superiori ai limiti. Le indagini sono partite a seguito di un caso di intossicazione per sindrome sgombroide. Diverse decine di chilogrammi di tonno appartenente allo stesso lotto sono state avviate dunque alla distruzione. Avevano avuto rassicurazioni 10 giorni fa dal rappresentante legale della società Vincenzo Serraiocco del pagamento di 2 mensilità arretrate, ma ad oggi non è accaduto nulla. I lavoratori della Corpa SRL, azienda con proprietà abruzzese che si occupa della manutenzione dei mezzi ATAC a Roma, chiedono nuove risposte alle promesse non mantenute. Paolo Renzetti. Le cose invece sono immediatamente andate in un altro modo. Noi avevamo un appuntamento con il dottor Serraiocco e con i dirigenti aziendali il 2 di novembre ed è stato disertato. Abbiamo ricevuto un altro accordo, peraltro neanche firmato, quindi è un foglio in cui veniva ripreso l'impegno a ritirare i provvedimenti disciplinari, che sono un fatto molto grave. Non solo non mi paghi da 4 mesi, ma adesso ti vuoi anche rivalere contro i lavoratori. E le 2 mensilità a cui noi eravamo arrivati per poter trovare un accordo si erano trasformate in una sola mensilità. Poi il dottor Serraiocco ci ha chiesto di dare un segnale, io mi sto dando da fare, date un segnale. I lavoratori sono tornati a lavorare, l'attività dell'azienda è ripresa, il 6 di novembre era la data in cui doveva avvenire il pagamento, invece questo pagamento non è avvenuto, non, né i 2 stipendi né la sola mensilità, siamo arrivati a mezza mensilità, 600 euro sì e no, che non sono stati nemmeno dati a tutti quanti, sono rimaste le lettere di contestazione. Allora noi a questo punto diciamo al dottor Serraiocco: lei gestisce una società che non è in grado di funzionare.
Quindi questa società deve ritirarsi dall'attività che svolge, avendo ampiamente dimostrato di non essere in grado di fornire il servizio e di retribuire i lavoratori. È chiaro che noi ai lavoratori rimangono poche armi, sono stati a casa per diverse settimane, questo non è servito a modificare l'atteggiamento e francamente rimane poco. Noi intanto vorremmo far sapere però al mondo, a cominciare dalla città di Pescara, che questa società è una società assolutamente inaffidabile, non ci rimane altro che raccontare al mondo la tragedia, il dramma che stanno vivendo queste famiglie. Hanno i mutui da pagare, hanno le bollette da pagare, hanno tutto quello che è la vita quotidiana e sono in debito, in estrema difficoltà, 140 lavoratori che stanno chiedendo semplicemente che gli vengano versati i loro stipendi e per poter condurre una vita normale. iCare, il call center che opera anche all'Aquila, conferma 200 esuberi tra il capoluogo abruzzese e Roma. Una situazione difficile, quella dei call center, che si unisce alle grandi vertenze in corso da anni. Vediamo. Tante vertenze sindacali aperte, purtroppo quasi nessuna soluzione all'orizzonte. All'Aquila il comparto dei call center dà lavoro a moltissime famiglie, giovani e meno giovani, ma dopo qualche anno di sprint anche questo settore è in crisi. L'ultima mazzata, quella delle Care, il call center che ha sede a Monticchio, vicino l'Aquila. Purtroppo l'azienda ha sostanzialmente confermato i 200 esuberi tra la sede dell'Aquila e quella di Roma. La proprietà qui è cambiata due volte e ora la partita si gioca interamente sul tavolo nazionale. Per questo il vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli ha partecipato ieri a una riunione a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico, proprio per scongiurare i licenziamenti. Anche i sindacati dicono no alla delocalizzazione. Difficile anche la situazione nel consorzio lavorabile che operava in subappalto su una commessa INPS. Ora, come è noto, c'è una gara in corso. Si è tenuto che il subappalto entrasse nella clausola sociale. Dopo che la gara sarà vinta, si vigilerà sulla riassunzione, assicurano i sindacati, per intero dei 600 dipendenti, all'Aquila ovviamente e non in altra sede. Gravissima anche la situazione alla Intex, un centro di ricerca che ha sempre rappresentato un'eccellenza aquilana. L'azienda vuole chiudere all'Aquila e per questo è stato fatto un accordo sindacale per il quale le aziende poi dovrebbero rivolgersi a questi lavoratori per non perdere le professionalità. Esiste ad oggi un progetto sulla space economy di 10 milioni. Alenia Space in realtà potrebbe intervenire per cercare di salvare almeno i lavoratori. Insomma, un quadro a tinte fosche e una situazione sempre più ingarbugliata che rischia di far sprofondare l'Aquila in una situazione occupazionale ancor più drammatica di quella che è. Politica adesso, rimpasto di giunta e delle deleghe al comune di Sulmona. Due assessori comunali, Mario Sinibaldi e Paolo Santarelli, hanno rimesso il loro mandato nelle mani del sindaco Anna Maria Casini, che ha provveduto alla nomina di due nuovi assessori, Nicola Angelucci e Stefano Mariani, redistribuendo dunque le deleghe all'interno dell'esecutivo. Ci spostiamo a Teramo adesso. Il Movimento 5 Stelle critica il bilancio presentato dall'amministrazione comunale di Teramo. Il capogruppo Berardini legge nei numeri troppe spese superflue a carico del comune e l'inaccettabile aumento delle tasse sui rifiuti a carico dei cittadini. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale a Teramo critica fortemente l'impostazione del bilancio redatto dal sindaco Brucchi, definito molto poco bilanciato. Secondo i pentastellati, da una parte il comune spenderebbe troppo, dove invece potrebbe risparmiare, e il riferimento è per alcuni impianti sportivi come il Palasport di San Nicolò, dall'altra si pensa ad aumentare le tasse ai cittadini sui rifiuti. Noi denunciamo una situazione indecente, in quanto, nonostante il parere dei revisori che abbia detto al Comune di dover contrarre quelle spese superflue perché ormai il bilancio è in sostanziale default, ancora ad oggi abbiamo, dopo una gara di esternalizzazione del Pala San Nicolò, una società che invece non paga una lira al Comune di Teramo, ed è sempre il Comune di Teramo a dover sopportare tutte le utenze, quindi acqua, luce e gas, di questo stabilimento. Questa è una cosa inaccettabile se pensiamo che dall'altra parte invece il Comune vuole aumentare
aumentare del 4% la tariffa sui rifiuti e non ha portato negli ultimi anni una sola misura nell'interesse dei cittadini teramani. Critiche pesanti arrivano dai 5 Stelle anche sull'attuale fase politica che l'amministrazione comunale di Teramo sta attraversando. Come vede il futuro di questa amministrazione? Ormai il futuro è segnato, ormai il futuro è nero per questa amministrazione. Non c'è più una giunta in grado di governare, in quanto oggi si sono dimessi altri 3 assessori, non c'è più una maggioranza e abbiamo un sindaco che ha paura dell'avvento di questo commissario, perché sostanzialmente svelerebbe tutti i debiti che ci hanno lasciato e la scellerata gestione che li vedrà protagonisti, sia il sindaco Brucchi ed anche il consigliere Paolo Gatti, che è titolare insomma di quel gruppo di dissidenti che oggi non si presentano più in consiglio comunale. Voi sareste disposti ad un accordo tecnico con loro? Assolutamente no, è da escludere in ogni caso, in quanto noi abbiamo sempre avversato questa amministrazione, abbiamo fatto delle proposte che non sono mai state prese in considerazione, hanno preso in giro noi e i cittadini teramani ed è ora che vadano a casa e che lascino la parola agli elettori. Il forum H2O invita gli abruzzesi alla mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso e parla di gravissimi rischi che corrono le 2 riserve strategiche di acqua del centro Italia, le sorgenti del Pescara a Popoli e l'acquifero del Gran Sasso. Sorgenti abruzzesi dell'acqua a rischio secondo il forum H2O. Quali sono questi rischi e perché soprattutto? Sì, questi guai non vengono mai da soli. Mentre stiamo portando avanti una nostra partecipazione alla manifestazione sabato 11 a Teramo contro gli esperimenti pericolosi che si vogliono fare dentro il Gran Sasso, veniamo a sapere che è stata richiesta l'ampliamento della cava vicino alle sorgenti di Popoli e di San Calisto di ben 20 ettari. È una cosa folle. Speriamo che le autorità intervengano, perché questa è una cosa veramente obbrobriosa, perché attacca una fonte idrica molto importante. Ricordiamo che le sorgenti di Pescara sono lì, non sono in un'altra parte. Per il Gran Sasso, dove l'acqua viene messa in dubbio dalla possibilità che possa continuare ad assetare 700.000 persone in Abruzzo, con un esperimento nucleare che vuole essere fatto sotto il Gran Sasso, che si chiama SOX, mentre il testo unico dell'ambiente dice nell'articolo 94 che non si possono utilizzare materiali radioattivi a 200 metri dalle fonti idriche più importanti. Quindi già basterebbe questo per dire che non si può. Invece veniamo a sapere che c'è stato una prova di trasporto di materiale radioattivo, che ci dovrà essere un trasporto radioattivo, cioè veniamo a sapere mano a mano tutte quante le cose e siamo noi cittadini a tirare fuori le notizie e per smentire quello che dicono gli enti pubblici. Manchiamo di totale trasparenza. L'ultima cosa, la Regione aveva detto che non sapeva niente di tutto ciò e invece non è vero assolutamente, perché a luglio del 15 hanno dato l'autorizzazione interpellando tra l'altro solo l'ASL dell'Aquila senza interpellare l'ASL di Teramo, Isola del Gran Sasso e a Teramo. E quindi insomma vediamo che veramente queste fonti idriche importantissime della nostra Regione vengono continuamente messe in pericolo. Sappiamo che i comuni della provincia di Teramo si stanno alzando finalmente la voce in maniera chiara e precisa, lo devono fare tutti gli abruzzesi, tutti gli amministratori, e la Regione deve battere un colpo, non può continuare ad avere una politica non trasparente. Per la prima volta parla della questione Sansificio Antonio Becere, titolare dell'impianto di Treglio in provincia di Chieti, che non ha ricevuto il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale dalla Regione Abruzzo. Il mancato rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale alla Sansificio Becere rompe la continuità del settore olio, compromettendo la raccolta e lavorazione delle olive, danneggiando l'intera campagna olearia e l'intero settore. Con questa PEC inviata al prefetto di Chieti, l'associazione di categoria Confrantoiani chiede un incontro urgente per prevenire azioni incontrollabili del settore oleario. A mostrarla il presidente Alberto Amoroso nel piazzale del Sansificio di Treglio, dove continua ad arrivare la Sansa dei 450 frantoi clienti per la stagione in corso. La Sansa non sarà lavorata, precisa Antonio Becere. Il camino infatti è spento dopo appena pochi giorni di accensione dell'impianto. Lunedì 6 novembre è giunto il diniego al rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale da parte della Regione Abruzzo. Ed è proprio l'ente che finisce sotto accusa. La Regione avrebbe dovuto
fare da arbitro, invece si è comportata come Ponzio Pilato, afferma Vecere, che per la prima volta rilascia un'intervista sulla vicenda. Non c'è mai stato un confronto costruttivo per risolvere il problema, se il San Sifici era un problema. Questa conferenza di servizi è finita il 30 gennaio del 2017, quindi c'era tutto il tempo per poter fare qualsiasi cosa. Anche la stessa regione, che doveva essere un arbitro in questa situazione, si è lavata le mani permettendo questo provvedimento, che a mio avviso adesso poi saranno i legali a valutare se era legittimo o meno, e adesso non facciamo altro che prendere atto di questa situazione e cercare in qualche maniera di risolvere al meglio il problema, cercando di creare meno disagio possibile ai frantoiani. Cammino spento, ma la raccolta della sansa continua come deposito temporaneo per poi smistarla in altri impianti fuori regione. Stiamo lavorando per cercare quantomeno di poterla ritirare e dirottare per altri stabilimenti che la lavorano in maniera identica alla nostra, quindi con gli stessi macchinari, con le stesse procedure e quant'altro. E infine la contestata delocalizzazione. Se ne è parlato solo sulla stampa, afferma Vecere. Si è parlato di delocalizzazione più di una volta, ma solamente sui giornali. Sfido chiunque a presentare un verbale, ci sia un incontro ufficiale dove è stato parlato di questa delocalizzazione. Questa delocalizzazione è stata solamente strillata, cioè si hanno solamente gridato alla delocalizzazione senza creare un progetto. E su questa vicenda l'amministrazione comunale di Lanciano esprime la totale ed incondizionata solidarietà al presidente dell'associazione Nuovo Senso Civico, Alessandro Lanci, aggredito e minacciato a causa del suo impegno civico a favore dello sviluppo sostenibile e a tutela della salute pubblica. Episodi del genere vanno fermamente e decisamente condannati senza se e senza ma. Lo affermano il sindaco di Lanciano Mario Pupillo e l'assessore all'ambiente Davide Caporale. L'amministrazione Pupillo inoltre, scrivono i due amministratori in una nota, è al fianco del sindaco Massimiliano Berghella e della comunità tregliese tutta per l'inqualificabile strumentalizzazione politica di cui sono stati fatti oggetto in questi giorni sulla questione del Sansificio. Cambiamo argomento adesso sulla legge regionale per la sanatoria delle cantine abruzzesi. Il Movimento 5 Stelle parla di lieto fine per delle delibere pentastellate approvate per quanto riguarda Pescara, e Giulianova e Tortoreto. Vediamo. È stata approvata la nostra delibera. Abbiamo presentato a Pescara e in altri comuni della regione Abruzzo questa delibera per escludere il territorio comunale dal recepimento di quella che abbiamo definito sanatoria delle cantine, ovvero la possibilità di recuperare locali accessori che non hanno le dimensioni minime per essere abitabili o per ospitare appunto il lavoro delle persone. Appunto, abbiamo escluso la possibilità sul nostro territorio di fare questo tipo di recupero. L'avevamo già definita una legge contro legge, perché appunto permette la possibilità di vivere e lavorare in locali non idonei. Abbiamo lavorato a tutti i livelli, specie appunto in Parlamento, dove con una interrogazione dell'onorevole Colletti abbiamo ottenuto il fatto che la legge sia stata impugnata dal Consiglio dei Ministri, proprio perché in alcune parti si vede che la normativa regionale è entrata in contrasto con la normativa nazionale, specie appunto per quanto riguarda i minimi inderogabili per l'abitabilità e quindi per rendere questi locali idonei ad ospitare persone. Il Consiglio Comunale, noi abbiamo portato questo tema e abbiamo trovato l'unanimità, quindi diciamo tutti i gruppi politici che siedono in Consiglio Comunale hanno smentito i loro consiglieri regionali, perché con questa legge si sarebbe andata implementare a livello comunale in zone già fortemente antropizzate un condono che è sostanzialmente inaccettabile, soprattutto per le condizioni di rischio idrogeologico che abbiamo in quella zona. Noi ricordiamo che a Tortoreto abbiamo avuto un'alluvione nel 2007 che è stata disastrosa, che fortunatamente non ha avuto vittime, però ha creato grandissimi danni. Con questo condono, che è stato un po' nascosto da una giustificazione un po' ridicola, che è quella di limitare il consumo di suolo, in realtà diciamo si aumenta l'antropizzazione e si, come dire, riducono i servizi tipo parcheggi, marciapiedi eccetera. Anche a Giulianova questa sanatoria ha portato, grazie al Movimento 5 Stelle, dei benefici. Sì, perché adesso su tutto il territorio quindi non verrà applicata questa legge regionale che era veramente scandalosa, e quindi siamo più tranquilli, anche perché Giulianova effettivamente ha una configurazione geografica particolare, la collina tra due fiumi, insomma fronte mare, e quindi geograficamente ha delle caratteristiche che purtroppo
possono prestare il fianco a dei disastri. Il sogno di un uomo ridicolo di Dostoevsky, interpretato da Gabriele Lavi, ha aperto la stagione di prosa del primo Riccitelli di Teramo, inaugurando anche il cambio di location all'interno del Palazzetto dello Sport di San Nicolò. Giù le luci, sul sipario, e che lo spettacolo cominci. La magia del teatro è proprio questa, e non importa allora se il palcoscenico è dentro una bella struttura, se ci sono i fondali, se i camerini sono addobbati a dovere. La vita comincia a scorrere lì davanti a noi e ci ritroviamo immersi nella storia. Fuori dalla scena più nulla, un'esperienza che oggi più che mai la Riccitelli vuol far vivere al proprio pubblico. Una sfida per gli artisti, chiamati a far dimenticare tutto il resto. Fyodor Dostoevsky trova la via d'uscita da quella condizione dello spirito umano che lui chiama il sottosuolo. Abbiamo cercato, insomma, di rendere il tutto il più comodo possibile per i nostri abbonati che dopo tanti anni si sono dovuti allontanare dal centro di Teramo. D'altra parte San Nicolò è parte integrante della città di Teramo, quindi, come diceva lei giustamente, una sfida, noi ci crediamo, siamo convinti che i nostri numerosissimi abbonati capiranno e, perché no, possano trovarsi anche meglio e più, per così dire, felici di affrontare questa nuova esperienza, esperienza di portare il teatro al un palasport, però nello stesso tempo un palasport a teatro, come abbiamo detto fin dall'inizio, perché è un qualcosa di particolare, di diverso, però insomma in considerazione dei grandi artisti che parteciperanno, insomma, delle produzioni importanti, siamo convinti che insomma il tutto stia dalla parte non della Riccitelli ma di tutta Teramo. A circa due mesi dall'apertura del centro sportivo Fitness Club Universo, il centro commerciale Universo fa il bis, come vedete dalle immagini, inaugurando la nuova galleria commerciale proprio questa mattina. L'intero polo comprende 60 negozi di varie dimensioni, un ipermercato e una piscina semiolimpionica. Al primo piano palestra con centro benessere, al secondo piano uffici, centro medico-dentistico, asilo, studio televisivo, un cinema multiplex con 8 sale, poi bowling, ristorazione, sala slot e baby parking. Il progetto presenta numeri da record con più di 100 aziende impegnate nei lavori che si sono protratti in questi ultimi 4 anni occupando più di 900 unità lavorative. Il Centro Universo 2, che si estende su una superficie totale di 60.000 metri quadrati, è stato realizzato con l'impiego di materiali e tecnologie impiantistiche di ultima generazione, con particolare riguardo al risparmio, l'ottimizzazione energetica e un occhio attento all'ambiente, con una classificazione tripla A. E proprio su questo argomento adesso ascoltiamo Alessandro De Eugenio, rappresentante del gruppo proprietario del centro commerciale. Dopo tanti sacrifici siamo riusciti a, diciamo, ad aprire il centro commerciale, il centro diverso, che è la nuova versione del centro diverso, che con tanti sacrifici e tante notti, tante riunioni, tante arrabbiature, alla fine hanno, diciamo, fatto sì che, ecco, abbiamo realizzato quello che potete oggi, sono alla luce di tutti quanti, agli occhi di tutti quanti. Con piacere quindi do il benvenuto a tutti a quella che è la nuova versione dell'Universo 2.0. La vostra è una grande famiglia, ma in particolare è una famiglia allargata, perché questo gruppo è davvero come una famiglia. Sì, sì, sì. Noi ogni volta che iniziamo un'attività imprenditoriale i nostri partner diventano in automatico parte integrante della nostra famiglia, perché con loro condividiamo delle scelte, condividiamo le strategie, condividiamo tutto quello che riguarda il business legato a questa iniziativa. Quindi i vari partner, come possono essere il cinema, i dentisti, la zona food, l'ipermercato, sale gioia e quant'altro, con loro abbiamo studiato quello che poteva essere la strategia, i contenuti di questo nuovo centro commerciale, con quelle che sono le attrazioni, cioè come fare per portare gente, come fare per attrarre, sempre nel rispetto del cliente e del gestore.
Apriamo adesso la pagina di Sport. Pescara questo pomeriggio impegnato contro l'Under 21 di Luigi Di Biagio. Vediamo com'è andata nel servizio. Prove tecniche per il Pescara in vista della gara di domenica a Bari questo pomeriggio allo stadio Adriatico nell'amichevole con l'Under 21. I ragazzi di Zenek Zeman si sono imposti con il risultato di 2-1 in rimonta. Azzurrini di Di Biagio in vantaggio al 10° minuto del primo tempo con Vido. Al 31° il pareggio per il Pescara firmato da Leonardo Mancuso. Il sorpasso nella ripresa al 16° con il gol di Cappelluzzo. Gara importante, ben giocata dalla formazione adriatica, che dunque spera di poter tornare al successo nella gara di domenica sera al San Nicola di Bari. Ma un amichevole che ci ha consentito di mettere un po' di minuti nelle gambe, perché tanti ragazzi è un po' che non giocano, quindi era quello che volevo, quindi l'obiettivo è stato raggiunto. A livello di prestazione c'è da migliorare come sempre, abbiamo perso un po' le distanze dopo un buon primo tempo, però ci sta, come detto prima era quello che stavamo cercando. Come vede questa squadra che in campionato in questo momento sta attraversando qualche difficoltà? Come la vedo? Io sono un po' di parte, nel senso che spero che il Pescara vada bene per il mister, per il presidente Sebastiani, per Marinelli, quindi sapete bene cosa sono di casa qui ormai, e quindi spero che possa far bene, che possa andare in Serie A. Un momento particolare, un po' come tutte le squadre di Serie B, visto che tutte stanno cercando continuità e chi la troverà per primo prenderà la vetta della classifica, visto che cambia in continuazione. Il Pescara, la speranza per tutti voi tifosi è che possa prenderla a breve. Cosa le ha detto Zeman prima della partita? Vi siete salutati, vi siete visti? Ah, sempre una presa in giro con lui, si cerca sempre di sorridere, anche perché il suo modo di vivere un po' la vita è fatto così. Tempera sempre tutto quanto, è tranquillissimo, dà una tranquillità a questi ragazzi nel giocare a calcio che è unica. Sicuramente dopo il pareggio che abbiamo fatto col Palermo ci dà un po' più di serenità dopo le due sconfitte, però siamo pronti perché anche oggi abbiamo fatto comunque una buona partita. Sicuramente è una partita molto difficile perché loro sono in buona forma, comunque andare a Bari non è mai semplice. Però come sempre cerchiamo di fare il nostro gioco e secondo me abbiamo buone possibilità di fare un buon risultato. Secondo me dopo il pareggio che abbiamo fatto col Palermo abbiamo capito magari alcune cose che ci hanno dato magari alcune certezze in più e quindi andremo con un piglio diverso a Bari. Dopo due sconfitte ed il pareggio con il Palermo, il Pescara a Bari dovrà cercare assolutamente di non sbagliare. Quello sicuramente, noi ripeto, andiamo in campo partita dopo partita sempre per vincere. Poi, ripeto, a volte per nostri errori non è successo questo e quindi già da domenica proveremo ad andarci a prendere i 3 punti. In Serie C invece, quarto pareggio consecutivo per il Teramo. Ieri il pareggio a Trieste per 1-1. Ascoltiamo l'autore del gol biancorosso, Cristian Vento. Quattro pareggi restituiscono al Teramo una classifica non molto cambiata, ma che certamente ha il merito di non rimanere mai troppo ferma. L'1-1 con la Triestina in una settimana dai 3 impegni consente comunque al Diavolo di mantenersi a più 7 sulla zona calda. A dargli una mano certamente è stato anche il pareggio tra le due ultime della classe, Fano e Sant'Arcangelo. La squadra di Antonino Asta domenica però affronterà il Gubbio dietro ai biancorossi di 3 lunghezze e con la necessità, stavolta sì, di dover fare la partita per non proseguire in una striscia sì positiva, ma che sembra essere comunque col freno tirato. La buona notizia è che Cristian Ventola, tutta fascia a destra, soprattutto in fase di possesso, oltre a dare buone risposte, inizia anche a vedere la porta. Penso che noi comunque abbiamo fatto una buona gara, sia in fase offensiva che difensiva, e penso che un punto sia giusto per tutte e due le squadre. Un po' di fortuna, potevamo pure portare i 3 punti a casa, però abbiamo avuto fortuna in altre partite, oggi no, e ci teniamo a questo punto stretto, pensiamo già alla gara di domenica. Seguono ovunque, fanno sentire sempre il loro calore vicino a noi e spero che il più presto possibile riusciamo a regalare una vittoria perché veramente se lo merita.
Sulla corsia opposta con gli Ogubini si potrebbe rivedere Kevin Varas, che al Nereo Rocco è stato spettatore. Il rientro del sudamericano riporterebbe De Grazia interno e con uno schieramento più in linea con quello titolare probabilmente anche gli attaccanti potrebbero ricominciare a far male davanti con maggiore facilità. Prima di chiudere, una notizia di calcio a 5, perché adesso è ufficiale la separazione tra il Pescara Calcio a 5 e Fulvio Colini. Questo che vedete è proprio il comunicato, la SD Pescara e il tecnico Fulvio Colini si separano, la decisione è maturata dopo aver preso atto, anche a seguito di recenti risultati ottenuti, della chiusura fisiologica di un ciclo sportivo che ha portato questo club a primeggiare nella disciplina nell'ultimo triennio con la conquista di 5 titoli nazionale, vedete uno scudetto, 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa, e a renderlo il 4° nel ranking UEFA e il 6° nel mondo nell'anno 2015. Poi ringraziamenti di rito a Fulvio Colini, e la società, come vedete, nelle prossime ore comunicherà il nome del nuovo allenatore. E con questa notizia chiudiamo anche l'edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.